ragazzi, e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Valentino Rossi The Game e stiamo stavolta dopo la Rossi Experience, per cominciare la nostra ultima stagione su questo splendido gioco nella classe MotoGP. Prima gara, lo sai, ormai lo sapete anche voi. Sentiamo il nostro guidone. Buonasera, buonasera dal circuito di Losail. Finalmente l'attesa è finita e una nuova stagione del motomondiale sta per cominciare. Moto e piloti sono quasi pronti per scendere in pista e tra pochi minuti inizierà il Gran Premio del Qatar, classe MotoGP. Anche quest'anno, come da tradizione su questo tracciato, ci aspetta un Gran Premio all'insegna del bel tempo, con temperature che non dovrebbero creare problemi alle gomme. E però, ragazzi, ovviamente noi mettiamo una gomma media davanti, tanto per star tranquilli. Allora, eccola qua. Carichiamo questo assetto, mettiamo una media davanti, i freni ci siamo, ci buttiamo subito in pista. Questa è la classifica, ragazzi. Come potete vedere, ho staccato di un bel po' Marquez in seconda posizione, ma in gara non è mai detta l'ultima. I riflettori illuminano a giorno la pista, i piloti cercano la concentrazione. Fra pochi istanti partirà il Gran Premio del Qatar qui a Doha. Abbastanza stabile per ora la nostra Yamaha. Scusate se sto in silenzio, ma è abbastanza difficile la situazione perché questa è una zona del tracciato dove perdiamo sempre. Stiamo prendendo un pochetto di margine, ragazzi, non vorrei dirlo. Mannaggia quella curva. Un po' troppo stretto a quest'altra invece. Dobbiamo ritrovare la concentrazione, ragazzi. Abbiamo aumentato il controllo trazione per evitare che la moto scivoli in accelerazione, perché ho notato che la gomma posteriore è già un pochetto si è aperta.
forbice di consumo, intendo. Certo, non come quella anteriore che continua a distruggersi quando guidiamo noi. Attenzione, motoscivola. Attenzione qui, mannaggia la miseria sta curva. Dobbiamo rimanere concentrati, ragazzi. Anche perché basta un errore e siamo fritti. Marquez non è affatto lontano. Seconda e tre su Lorenzo, che quando cago lo penso. Oh, attenzione! Proprio una leggerissima imbarcata, ragazzi. Niente di che. Ci hanno ripresi comunque. Ci hanno ripresi. Di errori in serie hanno garantito a Lorenzo il ricongiungimento. Allora vediamo se riusciamo a rimettere un po' di margine. Eccolo là. Questo è il penultimo giro, ragazzi, dobbiamo resistere. Sempre un pelino largo. Come prima, ragazzi, una leggerissima imbarcata, stavolta
molto più leggera di quella precedente. Oh, che cacchio però. Ha girato troppo stavolta. Si sta un po' frenando il controllo trazione. Abbiamo quasi finito la gomma posteriore, cioè la gomma anteriore. Pedrosa? Che minchia ci fa Pedrosa qua? Dobbiamo resistere, ragazzi. È inutile, posso mettere pure la gomma di marmo, ma all'ultimo giro mi devono recuperare. No, guarda, cioè è assurdo comunque che finisce la gomma anteriore e non aderenza alla posteriore. Occhio Pedrosa. Marquez, vai a cagare. Ecco, appunto. Giannone. No, 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 un momento, ragazzi. Non ho capito, ragazzi, onestamente, questo gioco perché fa questo difetto. Vai, chi altro? No, Lorenzo no. Lorenzo no. È assurdo, ragazzi, è assurdo. È assurdo. Perché non ha più trazione? La gomma consumata è quella anteriore, non la posteriore. No, vabbè, è assurdo. Il bug delle gomme colpisce ancora. Ma guardate, pure in rettilineo va di meno. Pure in rettilineo. Indecente, ragazzi. Non so come altro definire questo bug. Indecente. Va bene, ragazzi, sono abbastanza incazzato, quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.